Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco.
Ci siamo oggi. Imballaggi Fidalteo. Siamo da sempre al vostro. Ci siamo oggi. Imballaggi Fidalteo.
galvanizzata dall'ultima vittoria in campionato, la Banca Popolare Fondi è chiamata ad un'altra battaglia tra le mura amiche, una battaglia che però si preannuncia infuocata, dato che sul versante opposto c'è la corazzata Engo Handball Siena, che squadra costruita per vincere e affidata da quest'anno alle mani sapienti di Branko Dumnic. Buonasera amiche e amici della Pallamano e benvenuti su Eleven Sports da Vittorio Pannone. Ci troviamo al Palasport di Fondi, dove tra poco andrà in scena uno dei posticipi delle ore 20, valido per la sesta giornata di Serie A Beretta Maschile, e che vede di fronte HC Banca Popolare di Fondi ed Ego Siena. Dopo la buona prestazione di sabato, l'HC Fondi torna a calcare il parquet di casa per la seconda volta in 4 giorni. La squadra di Giacinto De Santis, rinvigorita dalla vittoria per 24-21 contro Trieste, questa sera mette nel mirino la Ego Siena, un Siena che non gioca, pensate, dallo scorso 26 settembre, quando sempre in trasferta ha battuto il di misura Lepan. Il turno che i toscani avrebbero dovuto giocare sabato contro Merano, lo ricordiamo, è stato rinviato a causa di un'accertata positività al Covid-19 tra le fila della società meranese. Pertanto questa sera l'obiettivo dei ragazzi di Branko Dumnic sarà quello di ritrovare la giusta concentrazione su un campo difficile contro un avversario ostico. Come vedete dalle immagini, le squadre stanno per effettuare l'ingresso in campo. Andiamo allora a leggere le formazioni, partendo dalla squadra ospite, il Siena, che si presenta a questo appuntamento con il numero 7, Raul Bargelli, numero 8, Edoardo Bozzi, numero 11, Umberto Bronzo, numero 5, Michele Bufoli, numero 3, Ilia Crea, numero 20, Luis Felipe Gaeta, numero 6, Davide Galliano, numero 23, Cristian Guggino, numero 10, Krejnik Casa, numero 1, Alessandro Leban, numero 25, Pablo Marrochi, numero 19, Bosidar Nikocevic, numero 9, Filippo Pasini, numero 16, Giovanni Pavani, allenatore del Siena, Branko Dumnic. Per il Fondi invece il numero 12, Pierpaolo Antogiovanni, numero 11, Luigi Arena, numero 3, Francesco Cascone, numero 2, Antonio Ciccolella, numero 6, Piero De Benedetto, numero 19, Luca Macera, numero 7, Alessio Miceli, numero 39, Gabriel Monreale, numero 17, Nestor Pennacchio, numero 4, Valerio Pinto, numero 24, Daniele Ponticella, numero 30, Antonio Rosati, numero 31, Maxim Voliuvaz, numero 44, Ivan Vulic, numero 14, Dario Zanghirati, e infine con il numero 22 il capitano della Banca Popolare Fondi, Stefano De Torre. L'allenatore, lo ricordiamo, è Giacinto De Santis. Andiamo a ricordare anche quelli che sono gli arbitri, la coppia arbitrale di questa serata, che è formata dai signori Cardone. Prima che il match cominci, direi di elencare un attimo quello che è il programma, l'intero programma di questa sesta giornata di andata. Alle 18 si è giocata la sfida tra Santarelli Cingoli e Salumificio Riva Molteno, che ha visto trionfare il Cingoli con il risultato di 37-32, primi due punti quindi per la formazione marchigiana, mentre il Molteno resta fanalino di coda di questa Serie A Beretta Maschile con 0 punti in classifica. Poi dicevamo le altre sfide, le due delle 19, i due derby, quello tutto alto tesino tra Bressanone e Bolzano e quello pugliese tra Comersano e Acque Sapone Junior Fasano, la sfida poi delle 19:30 tra Trieste e Bressano, e quelle le due delle 20, ovvero quella che commenteremo tra poco, quella del Palasantoro che vede di fronte Raymond Sassari e Cassano Magnago. È tutto pronto qui al Palasport di Fondi, Banca Popolare e Ego Siena tra poco daranno il via a questa battaglia, squadre che sono divise al momento in classifica da 3 punti, il Siena ha 5 punti in cascina, il Fondi invece ne ha conquistati 2 nella scorsa gara contro Trieste, che lo ricordiamo proprio qui ha vinto con il risultato di 24-21. Due formazioni, potremmo dire, dalle motivazioni diverse, perché come dicevamo anche in apertura, il Siena è una squadra costruita per vincere, una corazzata, non a caso è stata affidata quest'anno alla sapienza, a tutta la sapienza, a tutta l'esperienza di Branko Dumnic, che molto bene ha fatto con il Bressano, vincendo tra l'altro una Coppa Italia e una Supercoppa negli anni passati. In Fondo invece che vuole allontanarsi il più presto dalla zona retrocessione e dovrà mettere tutto il necessario per far sì di portare a casa altri 2 punti questa sera. Nel frattempo la partita è iniziata con il Siena ad attaccare in queste prime fasi iniziali della partita. Circolazione palla della squadra di Branko Dumnic, Marrochi, Nikocevic, ex giocatore di Bressano, proprio allenato dallo stesso Dumnic, Nikocevic, Casa. Ancora il Siena, trova subito la rete. Buona rete del Siena, 1-0 dopo 40
21 secondi, il Fondi è sotto, è ripartita già la squadra di Giacinto De Santis, però con Ivan Vulic, Arena che viene trattenuto e c'è un 9 metri fischiato a favore della squadra di casa, arriva anche un 2 minuti ai danni del numero 19 di Siena, Bosidar Nikočević, che tra l'altro ha siglato la prima rete dell'incontro portando il Siena sul 1-0. Battuto il 9 metri a favore di Fondi, con De Torre in posizione centrale che dialoga con Vulic, ancora i due, poi Piero De Benedetto, si fa vedere Dario Zanghirati che appoggia su Vulic, poi Vulic va a liberare Pennacchio con il mancino, spara però su Alessandro Leban, buona questa azione di Fondi, buona l'idea di Vulic a voler liberare il compagno libero in posizione di ala destra, non altrettanto efficace però la conclusione di Pennacchio, l'ex giocatore dell'Albatro Siracusa accasatosi quest'anno tra le fila del Fondi. Siena che adesso può ripartire, può gestire con calma questa azione portandosi sul break di 2-0, fa girare palla la compagine senese con Barcelli, casa, poi lo scarico su Umberto Bronzo, libera il mancino, trova Barcelli che la mette dentro, Edoardo Barcelli, Raul Barcelli scusate, l'ha messa dentro, 2-0. Dopo quasi 2 minuti trascorsi nel corso di questo primo tempo, il Fondi è costretto a rincorrere il doppio svantaggio. Vulic, De Benedetto, poi Vulic, De Torre, si fa vedere Zanghirati, hanno scambiato di ruolo i due. Arena, il tiro fa tutto da solo, la mette dentro Luigi Arena, 2-1 e il Fondi di mezza le distanze con il suo numero 11, classe 2003, acquistato lo scorso anno dalla Tellana Handball. Siena ora in attacco, casa, Bargelli, Guggino, Marrocchi, ancora casa per Guggino, poi Marrocchi a liberare Bargelli che si gira, prova la conclusione, viene disturbata però dalla difesa delle maglie rossoblù, arriva anche il giallo combinato ai danni di Daniele Ponticella e ci sarà un 7 metri a favore di Siena sul punto di battuta, si è portato Pablo Marrocchi, 34enne italo uruguaiano del Siena, la mette dentro, 3-1. E la squadra di Dumnic ritrova il doppio vantaggio. De Torre, Fondi si è riportato in fase di attacco. Vulic, Stefano De Torre, perde Benedetto. Dialoga la squadra rosso-blu. Vulic, liberare De Benedetto, brutto passaggio, sbagliato completamente l'appoggio per il compagno. Ripartito Siena con Bronzo che con il mancino la mette dentro. 4-1 e adesso inizia a farsi consistente il vantaggio della formazione toscana che in pochi minuti è riuscito a portarsi prima sul più 2 e poi sul più 3 sfruttando una serie di errori consecutivi da parte degli attacchi fondani. Arena si inserisce, fa tutto da solo, la va a mettere dentro alle spalle di Leban, 4-2. Bella iniziativa di Arena, tra l'altro abbiamo imparato a conoscerlo, un giocatore molto intraprendente che non si lascia di certo ingannare. Qui Bronzo da posizione quasi impossibile a mettere questo pallone alle spalle di Voljuvac per il 5-2, trovando così la seconda rete personale, la quinta per il Siena, quando sono trascorsi quasi 5 minuti in questo primo tempo. Zanghirati, Vulic, Fondi sempre costretta a rincorrere il gap di svantaggio, si
si appoggia De Torre su Vulić, poi ancora De Torre, Vulić, le finte di Vulić, passi però del croato, parte Siena che va a rete, 6-2, e arrivano due minuti fischiato a Luigi Arena, che quindi si accomoda in panchina, Fondi adesso in inferiorità numerica. E Fondi che Giacinto De Santis che si gioca la carta dell'extra player rinunciando al portiere. Dovrà stare ovviamente attenta ad un possibile contropiede. Vulić si fa vedere Zanghirati, l'appoggio, poi De Benedetto all'indietro per Pennacchio, De Torre prova ad andare in elevazione ma c'è il muro di maglie bianconere, non ci riesce, poi ancora De Torre, sotto mano di De Torre, sporcato, palla è terminata fuori, ci sarà una rimessa per il Fondi. Zanghirati per De Torre che era molto indietro rispetto ai propri compagni, ancora De Torre a cercare Ponticella sui 6 metri, lo ripesca Ponticella, prova a fare qualcosa di impossibile, ovvero a far passare il pallone dietro la schiena e a metterlo in porta, qui il Siena però subito in attacco, non perdona e va a fare il 7-2 con Raul Bargelli e arriva subito un immediato time out chiamato da Giacinto De Santis che ovviamente non è contentissimo di questo inizio di gara dei suoi. Mini spot per noi. Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta. Eccoci al Palasport di Fondi, time out terminati, il Fondi è già pronto a riprendere il gioco, il Siena ha finito adesso di sottostare alle direttive di Branko Dumnic, il time out, lo ripetiamo, chiamato da coach Giacinto De Santis della Banca Popolare Fondi, che in 6 minuti e 20 secondi nel corso di questo primo tempo ha subito 7 reti e da un consistente svantaggio di 5 gol da recuperare. Non sarà certamente contento il mister della squadra rossoblu, che adesso attacca e lo fa con Vulić in posizione centrale, prova a cercare un compagno e si fa vedere Pennacchio che poi taglia per De Torre, De Benedetto dai 9 metri all'indietro per Vulić, ancora De Torre, si eleva il capitano di Fondi e va a mettere il pallone alle spalle di Lebar, buona azione qui costruita con calma e poi finalizzata in maniera impeccabile da Stefano De Torre, 7-3, bronzo però per Siena fermato proprio da De Torre, arriva un 9 metri fischiato a favore di Siena. Ovviamente battuto Marrocchi, casa. Nikocevic, Marrocchi, si fa vedere casa. Ancora Nikocevic, il tiro improvviso di Nikocevic, il piedone sinistro di Voljuvac a dire di no. E quindi Fondi in ripartenza, Vulić, c'erano gli spazi per andare in contropiede, per riuscire a appoggiarsi su Ponticella. Ivan Vulić, poi perde il pallone, il pivot di Fondi. E Siena ne ha approfittato ripartendo con Bronzo che va alla conclusione. C'è stato però uno sfondo dell'ala destra di Siena che ha commesso fallo in attacco.
ancora Fondi, arena per Bulic, poi Ponticella, il palo di Daniele Ponticella, sfortunato qui, lui è sfortunato il Fondi, palla si stampa sul palo e ritorna tra le mani di Alessandro Leban. Ora Siena con calma gestire l'attacco, ma c'è un problema, bisogna asciugare il parquet del palazzetto dello sport di Fondi. Tra poco il gioco riprenderà con la sfera in possesso di Siena, il gioco ripreso in questo momento e formazione bianconera che attacca con Marrocchi. Nikocevic, Marrocchi, si fa vedere Bargelli, Nikocevic, Casa per Marrocchi, poi Casa, il tiro, il destro di Casa, la palla bloccata non benissimo da Voljovac, c'era stato però un fallo fischiato precedentemente, un tiro dei 7 metri per la precisione, su cui si porta ancora una volta Pablo Marrocchi, numero 25 di Siena. Vediamo le finte e poi lo sbaglia, e poi lo sbaglia. Grande la parata di Voljovac che mette il pallone sopra la porta, 7-3, buon intervento dell'estremo difensore di Fondi. Arrivato quest'anno, l'anno scorso l'abbiamo visto giocare a grandi livelli tra le fila della Raymond Sassari. Fondi adesso in attacco, può portarsi sul meno 3, arena, Vulic, non ci sono spazi, prova a inventarsi qualcosa l'ex giocatore della Next Handball Club. Vulic, il tiro all'improvviso, un fulmine, c'è il sereno che non lascia scampo a Leban e il Fondi trova la quarta rete, riduce lo svantaggio portandosi sul meno 3. Ben sfruttato la squadra di De Santis l'errore dai 7 metri di Pablo Marrocchi, si è versato in attacco e con costanza, con caparbietà alla fine è riuscita a trovare la via della rete. Bargelli, Nikocevic, Casa, Marrocchi, ancora Marrocchi, prova ad andarsene, viene però fermato. Da Cascone. Ed è stato fischiato uno 9 metri, prima però bisogna nuovamente asciugare il 40x20 del Palasport. 7-4 il punteggio dopo 10 minuti e 40 secondi trascorsi nel corso di questo primo tempo. Si è ripreso a giocare, l'arbitro ha fischiato il tiro di Marrocchi, la parata, la buona parata di Voljovac, il Fondi poteva ripartire, poi c'è stata però una trattenuta non ravvisata dalla coppia arbitrale su Vulic, fatto sta che adesso il Fondi è ritornato in attacco con la difesa di Siena schierata, quelli che sentite sono degli applausi di incoraggiamento da parte della tifoseria locale nei confronti della propria squadra. Il tiro di Vulic sotto l'incrocio, che gol che si è inventato Ivan Vulic a spiazzare completamente Alessandro Leban che era andato dall'altra parte, 7-5 e il Fondi in sordina si sta rifacendo sotto nel punteggio, si è portato adesso sul meno 2 la squadra di casa. Sull'azione poi successiva abbiamo visto il fallo commesso ai danni di Pablo Marrocchi, arriva a 2 minuti ai danni di Ivan Vulic che prima è andato a fare gol e poi è andato a commettere questo fallo sull'italo uruguaiano dell'Aigo Handball e quindi 7 metri per la formazione di Dumnic, anzi no, un semplice 9, un semplice 9 metri. Battuto in questo momento 7-5 per Siena, Siena che adesso può attaccare con l'uomo in più.
casa. Sbaglia tutto però Siena, che poi si riporta in difesa, affondi con calma perché la partita è lunga, lo sa. Adesso può riversarsi in attacco e gestire meglio l'azione del possibile meno uno. Arena, De Benedetto, Zanghirati, ancora per De Benedetto in posizione di terzino sinistro, centrale per Arena, poi De Torre. Giro palla della formazione locale. Arena, una serpentina, va a servire De Torre che poi va alla conclusione, palla che rimbalza sul campo e si stampa contro la traversa. Qui un due minuti, vediamo i danni di chi. Minuti fischiato di un giocatore di Siena. Vorrebbe trattarsi di Filippo Pasini con il numero 9 alla sinistra. Ecco Endopol adesso in attacco e trova la rete la squadra di Dumnic con Nikocevic, che anche da posizione di ala sinistra, che non è proprio la sua posizione naturale, è andato a mettere dentro questo pallone alle spalle di Maxim Voliuvats. Fino a che questa sera ha ritrovato anche Luis Felipe Gaeta, ex giocatore di Bolzano, 38 anni per lui, accasatosi quest'anno in terra toscana. Fondi in attacco, attenzione però con De Benedetto, il tiro di De Benedetto, la palla termina dentro, 8-6, e il Fondi si riporta sul più 2. Dicevamo Gaeta che fino all'anno scorso ha militato tra le fila del Bolzano e adesso lo vedete dialogare con Umberto Bronzo e ricoprire il ruolo di terzino destro. È entrato questa sera dopo un infortunio nella prima parte di stagione che non ne ha permesso l'impiego. Gaeta con il pallone tra le mani, si fa vedere Marrocchi che appoggia su casa, le finte di casa, va alla conclusione, trova il muro però la saracinesca di Voliuvats. Poi fallo tattico di Siena per non far ripartire Fondi e fa schierarsi con una 6-0 in difesa la squadra ospite. Pennacchio, De Torre per Vulic, De Benedetto si appoggia su Cascone che va a fare l'ala sinistra. De Benedetto, ancora De Torre, Piero De Benedetto, De Torre all'indietro per Ponticella che è indietreggiato per dare una mano ai propri compagni. Vulic non sa a chi appoggiarsi e quindi va a prendersi un 9 metri. Vulic, circolazione palla della squadra rossoblu. Ponticella, De Torre, Vulic, il tiro di Vulic, la parata e poi la traversa, la parata e poi la traversa. Qui si salva Siena, era una buona azione costruita quella della Banca Popolare, poi ci prova Marrocchi ad andare in elevazione, lo fa a casa, spara alto però e vanifica tutta l'azione d'attacco del Siena. Riparte Fondi con De Torre per Vulic, Vulic va alla conclusione personale, c'è stato però un muro a fermarlo, quindi 9 metri. Battuto in questo momento il fallo dei 9 e il Fondi in possesso di palla. Pennacchio, De Torre, Vulic, De Benedetto. Giro palla della Banca Popolare, De Benedetto si inserisce, va alla conclusione e qui molto probabilmente
arriverà un 7 metri. Eh sì, è proprio così, avete visto indicare con le mani proprio la linea dai 7. 7 metri a favore di Fondi sul punto di battuta. Chi se non Ivan Vulic, uno dei migliori marcatori di questa Serie A Beretta maschile, fino a questo momento si era portato nella scorsa partita come il capocannoniere dell'intero campionato. Vediamo adesso la sfida tra lui e il portiere, il palo e poi il gol di Vulic, palo interno e poi la rete di Ivan Vulic. 8-7, Fondi adesso è sul meno 1 e dunque ha tutte le motivazioni per credere che questa partita sia fattibile. Ricordiamo che nei primi minuti del primo tempo la formazione allenata da Giacinto De Santis era andata sotto con un margine di svantaggio di meno 5, adesso l'ha praticamente quasi completato la remontata, anche se il Siena adesso attacca con Nikolcevic che va a fare il 9-7 e porta il Siena sul 9-2. Non benissimo qui la difesa su Božidar Nikolcevic. Montenegrino 27enne che, lo ricordiamo, si è accasato a Siena quest'anno dopo l'esperienza con la pallamano Pressano. Fondi in attacco con Vulic che chiama lo schema e poi si appoggia su De Benedetto, De Torre. Si fa vedere Cascone che va a tagliare, a disturbare il tiro poi di Vulic. La palla termina però a lato, quindi nessun problema per Leban. Riparte Siena con Marrocchi a cercare casa, che prova a liberare poi il numero 9 Filippo Pasini, che però spara sulle braccia, sulla strada cinesca chiamata Maxim Volyuvats, che si va a prendere ancora una volta tutti gli applausi meritatissimi della panchina e dei tifosi. De Torre, Vulic, Ponticella, De Torre, De Benedetto. De Benedetto si appoggia su Vulic che poi scarica per Cascone che va a mettere il pallone dentro. Arriva il 9-8, meno 1 per la Banca Popolare Fondi, che non molla. E adesso però servirà un'ottima difesa e così non è stato, perché arriva la rete di Krejnik Casa che va a mettere dentro il pallone del 10-8 a favore di Siena, quando sono trascorsi ormai quasi 19 minuti in questa prima frazione di gara. De Benedetto, De Torre, Vulic, De Benedetto, ancora Stefano De Torre, De Benedetto, si fa vedere Ponticella, l'appoggio su De Torre, poi Vulic, ancora De Benedetto, che libera per il compagno di nazionalità croata. Benedetto va a mettere questo pallone dentro, quasi in caduta, 10-9, ora però subito il contropiede di Siena, il tiro di Pablo Marrocchi, che forse ha commesso fallo su Ivan Vulic, ma invece l'arbitro ha ravvisato l'esatto contrario, anzi su Ponticella, scusate, è andato a dare due minuti a Daniele Ponticella, l'ex capitano del Gaeta, che quest'anno veste la maglia rosso-blu. Ponticella lo vedete accomodarsi sulla propria panchina a discutere con i direttori federali seduti al tavolo. 9 metri per la Ego Handball, si attende il fischio dell'arbitro, si attende il 9 metri, attenzione perché è arrivata un'altra decisione importante. Vediamo, è arrivato un altro 2 minuti in panchina credo per Fondi, anche se non abbiamo capito bene a chi sia stato rivolto, ma forse un giallo. Fatto sta che c'è molto nervosismo sulla panchina della Banca Popolare per questa decisione
presa nell'azione che ha visto scontrarsi Ponticella e Pablo Marrocchi, che ha portato poi la direzione arbitrale a fischiare questo 9 metri per Siena, che sta battuto adesso, che è stato battuto adesso, fa girare palla la formazione di Dumnic. Gaeta per Nikocevic, che perde il pallone, poi lo recupera. C'è la segnalazione di passivo, deve accelerare l'azione di attacco Siena, che poi però spreca tutto e il pallone termina tra le mani di Voljuvac. Ora Vulic per Fondi, si appoggia su Dettore, il Fondi a banca popolare si riversa in attacco e ha l'opportunità, seppur con l'uomo in meno, di portarsi in situazione di parità. De Benedetto, Vulic, De Torre, Vulic, ancora De Benedetto, all'indietro per Arena, il tiro di Arena quasi forzato, la palla termina di fuori, però ci poteva stare la conclusione da lì, ha visto lo spazio Arena, giustamente ci ha provato, non è stato fortunato il numero 11. Casa si appoggia su Pasini e poi ancora il muro, Voljuvac con due mani, super parata di Maxim Voljuvac, che dice di no a Filippo Pasini, e il risultato rimane invariato, 19 a favore di Siena. E il Fondi che ha l'ennesima chance di andare a pareggiarla questa partita. Vulic all'indietro per Arena, De Torre perde il pallone, però brutto passaggio, brutto passaggio nei confronti di Stefano De Torre, che era molto più avanti rispetto alla traiettoria del pallone, quindi non è riuscito a recuperarlo in tempo. Adesso se ne è ripartito Gaeta, Marrocchi, Bargelli, Nikocevic, Marrocchi, il tiro di Marrocchi, e ne approfitta Siena dopo i vari tentativi d'attacco vanificati del Fondi. Pablo Marrocchi va a mettere dentro il pallone dell'11-9 per la Ego Handball Siena, e quindi banca popolare di Fondi nuovamente sotto di 2. De Benedetto, Arena, Vulic, De Benedetto, si fa vedere Daniele Ponticella che si appoggia su De Benedetto, molto alta, aggressiva la difesa di Siena in questa fase. Vulic quasi si fa soffiare il pallone, poi va alla conclusione, forzata, forzata anche questa, è arrivato però un fallo dei 9 metri. Fondi che staziona ancora in attacco, Vulic, non ci sono spazi, poi si appoggia su De Benedetto, adesso fa girare palla a trovare giusti per i pertugi giusti, Fondi, poi in ripartenza il Siena con Filippo Pasini, va a mettere dentro il pallone del 12-9 e quindi più 3 per gli ospiti. De Benedetto, ancora un brutto pallone perso dal Fondi che poi viene recuperato, Cascone, De Benedetto, troppi errori da parte della banca popolare in questi ultimi minuti, sono costati il meno 3 quando per più volte la squadra di De Santis ha avuto l'opportunità di portarsi sulla situazione di pareggio. Troppa foga da parte dei ragazzi di Giacinto De Santis, che adesso sta pagando in negativo. Asciugato il parquet, si attende solo il fischio della coppia arbitrale che arriva in questo momento, e Fondi con l'opportunità di andare a siglare la
la sua decima rete. Vediamo come si svilupperà questa azione. Vulic cercare De Benedetto, che poi si appoggia sul pennacchio, ma da quella parte non ci sono spazi, quindi Arena, il tiro di Arena, arriva il gol di Luigi Arena, 12-10, più due però sempre a favore della Ego Handball, che si riporta subito in zona di attacco. Marrocchi per Basini, entra anche Bargelli che va a ricoprire il ruolo naturale di pivot. Gaeta, Bronzo, Marrocchi, Bargelli, giro palla della formazione allenata da Branko Dumnic. Marrocchi a liberare Bargelli, che poi si gira con il destro, mette il pallone dentro. Qui si è lasciata sorprendere la difesa della Banca Popolare. 13-10 a favore di Siena quando sono trascorsi 24 minuti e 25 secondi in questo primo tempo. Deve ritrovare il prima possibile la giusta concentrazione la squadra di De Santis, che adesso va alla conclusione, poi alla rete con Luigi Arena. 13-11 scusate, a favore della formazione ospite. E qui sul tentativo di tiro è stato fischiato un 9 metri, anzi è arrivato un time out chiamato da Giacinto De Santis, e quindi noi andiamo nuovamente in pubblicità. Imballaggi Fidaleo, il punto di riferimento per imballaggi in legno, plastica, cartone. La nostra produzione è totalmente ecosostenibile. Imballaggi Fidaleo, dal 1963 al servizio del cliente. Imballaggi Fidaleo, via Appia, Fondi. Eccoci collegati al Palasport di Fondi, terminato il time out che è stato chiamato dal coach della Banca Popolare Giacinto De Santis. Situazione di 13-11 a favore di Siena quando mancano praticamente 5 minuti all'intervallo. Facendo una breve analisi, un breve riassunto di quello che è stata la partita fino ad ora. Buon inizio da parte di Siena, che si era portato nella prima fino al primo quarto d'ora del primo tempo sul risultato di più 5, poi quasi recuperato completamente da Fondi, che era arrivato al meno 1, e adesso il Siena che va alla conclusione alla rete con il numero 25 Pablo Marrocchi, che va a mettere il pallone dentro del 14-11. E dicevamo, un Fondi che si era portato quasi a recuperare completamente la situazione per quanto riguarda il punteggio. Poi adesso Siena sta dilagando di nuovo, più 3 per la formazione senese. Fondi ora però che ha l'opportunità di attaccare, e lo fa con Vulic che si appoggia su De Benedetto. Il tiro di De Benedetto, la palla termina fuori, stata sfiorata con gli occhi da Leban. È ripartito Siena con Nikocevic che si appoggia all'indietro per Casa. Poi Gaeta a liberare Bronzo con il mancino, arriva la parata, la risposta di Voliuvac, c'è stato però fallo di Bronzo fischiato dalla coppia arbitrale, e riparte Fondi. Arena, la serpentina di Arena che va a prendersi il fallo, va a prendersi un 7 metri, facendo procurare un 2 minuti ad un avversario. Vediamo un attimo di chi si tratta. È il numero 10 di Siena, Krejcnik Casa, quindi si accomoda in panchina.
frattempo entra Giovanni Pavani, portiere ventenne del Siena, per parare questo tiro dai 7 metri affidato alle mani di Ivan Vulic. Vulic contro Pavani, vediamo cosa farà il croato della Banca Popolare. La palla senza finte termina sotto l'incrocio, 14-12, ed ora sono due i gol di vantaggio della Ego Handball nei confronti della Banca Popolare. Partita sino a qui tutto sommato equilibrata, salvo che, come vi dicevamo, per il primo quarto d'ora in cui Siena aveva dilagato trovando addirittura il più 5. Qui Bronzo prova a fare una cosa difficilissima, ovvero a far passare il pallone con una svirgolata, cercando di sorprendere Voglio, ma se non c'è riuscito il numero 11 di Siena, palla che è terminata fuori e Fondi adesso è ripartito, anche se Siena però si è già schierata in difesa e quindi dovrà assumere un atteggiamento riflessivo in questa azione la squadra di De Santis per andare a trovare la rete del 14-13. Vulic dai 9 metri per De Benedetto, che trova lo spazio, si infila e mette il pallone dentro. Piero De Benedetto, meno 1 adesso per la Banca Popolare Fondi, quando il cronometro dice 27 minuti e 45 secondi. Manca davvero pochissimo al termine di questo primo tempo e la partita torna nuovamente a farsi viva e combattuta, anche se a dire la verità lo è sempre stato, perché il Fondi non ha mai mollato nonostante il Siena sia sempre stata in vantaggio durante l'incontro. Poi il tiro parato da Vulic, Zanghirati quasi cincischia con il pallone, poi si appoggia su Arena Vulic. Ora Fondi ha l'opportunità di andare a pareggiare questo incontro. De Benedetto, Vulic, servirà adesso tutta la calma del mondo. Vulic, De Benedetto, Vulic a liberare Zanghirati, passaggio sbagliato, ci sarà comunque un 9 metri a favore di Fondi. Vulic, De Benedetto, Vulic, un minuto a termine del primo tempo, pallone perso però dalla Banca Popolare, quindi ne approfitta Bronzo, che ha recuperato il pallone contro Voljuvac, che l'aveva anche toccata con il piede destro, la palla però è terminata comunque in porta. 15-13 a favore di Siena. Poi De Benedetto, il tiro sporcato, gli arbitri hanno ravvisato un 9 metri. Ultimi 30 secondi, poi si andrà all'intervallo. Fondi in attacco, De Benedetto, Vulic, De Benedetto, Arena, De Benedetto, Vulic, circolazione palla della squadra di casa, si fa vedere Daniele Ponticella che si appoggia su Luigi Arena, poi Ivan Vulic, De Benedetto, Vulic, aggressiva la difesa di Siena, non ci sono grandi spazi, Ponticella si gira e va a trovare la rete del 15-14 allo scadere del primo tempo, e quindi si conclude così 15-14 a favore del Siena, che nel primo quarto d'ora di questo primo tempo aveva dilagato, lo ripetiamo ancora una volta, portandosi sul più 5. Poi il Fondi sullo scadere del primo tempo si è portata sul meno 1. 10 minuti di intervallo per noi e poi ci ritroviamo al Palasport per il secondo tempo tra Banca Popolare Fondi e Ego Handball Siena. Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta.
leader nella fornitura di tecnologie post raccolta. Da 30 anni sul mercato offrendo consulenza, progettazione, installazione e assistenza tecnica. Saim, la tecnologia per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Imballaggi Fidaleo, il punto di riferimento per imballaggi in legno, plastica, cartone. La nostra produzione è totalmente ecosostenibile. Imballaggi Fidaleo, dal 1963 al servizio del cliente. Imballaggi Fidaleo, via Appia, Fondi. Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta. Leader nella fornitura di tecnologie post raccolta. Da 30 anni sul mercato offrendo consulenza, progettazione, installazione e assistenza tecnica. Saim, la tecnologia per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Imballaggi Fidaleo, il punto di riferimento per imballaggi in legno, plastica, cartone. La nostra produzione è totalmente ecosostenibile. Imballaggi Fidaleo, dal 1963 al servizio del cliente. Imballaggi Fidaleo, via Appia, Fondi. We'll be right back.
Eccoci in diretta al Palasport di Fondi per la gara valevole per la sesta giornata di andata del campionato di Serie A Benetta maschile, gara che vede di fronte HC Banca Popolare di Fondi e Ego Siena. È ripreso il secondo tempo, il primo si è concluso con il risultato di 15-14 a favore della formazione locale. Adesso però è il Fondi che attacca nei primi minuti di questa seconda frazione, perde però palla e poi viene fischiato un 9 metri a favore della formazione allenata da Giacinto De Santis. Un primo tempo tutto sommato equilibrato e le due squadre non si sono risparmiate sin dai primi minuti, nonostante Siena si è andata sul più 5 nel corso del primo tempo, poi Fondi è riuscito a concludere sul risultato di meno 1 i primi 30 minuti di gioco. Ancora 9 metri nel frattempo fischiato a favore della Banca Popolare, bisogna asciugare per l'ennesima volta il parquet così da assicurare l'incolumità dei 14 giocatori presenti in campo. Si attende il fischio dell'arbitro per riprendere a giocare. Nel frattempo si è concluso il derby tra Bressanone e Bolzano, che ha visto vincere il Bolzano per 27-24. Siamo in attesa di aggiornamenti sull'altro derby giocato sempre alle ore 20 tra Conversano e Gnone Orfasano. Segnalazione di passiva intanto da parte dei direttori di gara, il tiro di Vulic che doveva andare subito alla conclusione, poi nulla di fatto, c'è stata l'opposizione di Leban, è ripartito il Siena, casa, Gaeta, fa tutto da solo Gaeta e spara su Poliuvaz, non ancora al meglio della condizione Felipe Gaeta, che lo ricordiamo è rientrato dopo essere stato fuori per infortunio, esordio stagionale per lui questa sera al Palasport. Siena che attacca, si fa vedere numero 25 Pablo Marrocchi, poi Casa, Bargelli che indietreggia dando una mano ai compagni. Marrocchi, Casa, Gaeta, liberare il mancino non ci riesce, il tiro di Marrocchi, buona risposta di Voliovaz, riparte Fondi con Zanghirati che vuole fare tutto da solo e poi spreca malamente questa opportunità di andare a pareggiare il match Dario Zanghirati. Il Siena in attacco a trovare il gol con Felipe Gaeta che mette dentro il pallone del 16-14. De Benedetto si appoggia su Buric dai 9 metri, poi Arena, le finte di Arena, il tiro. Leban si oppone ma c'era stato un fallo fischiato in precedenza, quindi è stato assegnato un 7 metri. 7 metri che si è andato a procurare con scaltrezza Luigi Arena. E adesso Bulic ha l'opportunità di portare il Fondi sul 16-15, lo fa dopo 3 minuti e 10 secondi trascorsi in questo secondo tempo. La Banca Popolare ritrova la via del meno 1. Siena che, lo ricordiamo, che dall'inizio della partita è sempre stata avanti nel punteggio, Fondi non è mai riuscita a riportarsi sui binari della parità, nonostante abbia avuto a favore molte occasioni per poterlo fare, ogni volta però c'è stato qualche errore di troppo. Qui il tiro ancora di Gaeta, la palla questa volta però termina fuori, palla persa però da De Benedetto in impostazione, quindi ne approfitta Božidar Nikočević a mettere il pallone alle spalle di Maxim Voljuvac. 17-15, e nulla di fatto, quindi si ritorna su una situazione di più 2 a favore della formazione allenata da Branko Dumnic, che fino a questa partita si era portata con 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Ricordiamo che il Siena ha anche una gara da dover recuperare, quella contro Merano. Fondi in attacco, Fondi che invece
fino ad ora in 5 partite giocate ne ha perse 4, ne ha vinte una, l'ultima proprio qui in casa sabato contro Trieste. Segnalazione di passivo, deve accelerare il tiro fondi, lo fa con Zanghinati, trova però il muro di mani bianconere, 9 metri a favore della Banca Popolare. Fondi, che dicevamo questa sera è alla ricerca della seconda vittoria consecutiva, la seconda complessiva in campionato, per smuovere ulteriormente la propria classifica, per allontanare, per distanziare il Molteno che questa sera ha perso nel match delle 18, li ricordiamo, contro il Cingoli 37-32. Fondi che dovrà affrontare proprio il Molteno, ultimo in classifica, nel prossimo turno. Qui il gol nel frattempo di Piero De Benedetto, 17-16, più uno per Siena, ma il Fondi ha accorciato le distanze. Bronzo, Gaeta si appoggia su Umberto Bronzo che va a mettere dentro il pallone del 18-16, l'ex giocatore di Albatros Siracusa Junior Fasano. Buric a pescare Zanghinati, che però non si fa trovare subito pronto. De Torre in elevazione e in appoggio, pallone che termina sopra la porta, difesa da Alessandro Leban. Nulla da fare, quindi azione d'attacco vanificata per la Banca Popolare. E Siena adesso, che con il pallone tra le mani e il più due, può prendersi tutta la calma del mondo per andare a mettere dentro il pallone del più tre. Marrocchi, il tiro di Marrocchi e la palla che termina dentro, un bolide all'improvviso di Pablo Marrocchi. Nulla da fare per Voliuaz, è 19-16 il punteggio a favore della Ego Handball. Bulic e Torre, cambia la palla ora la formazione allenata da coach Giacinto De Santis. Ivan Bulic, dalle indicazioni in difesa suoi Dumnic, lo avete visto. Fondi che attacca con De Benedetto, Cascone all'indietro per De Torre. Bulic difende bene Siena, non ci sono spazi, poi trova lo spazio Bulic per Ponticella che da un'inconsueta posizione di ala sinistra prova a sorprendere Leban. Niente da fare però qui, il fallo commesso da Marrocchi su De Benedetto, battuto velocemente, ma l'arbitro non è d'accordo perché dice che bisognava attendere il suo fischio. Fondi si era portato già in attacco con un possibile contropiede. Qui arriva il time out chiamato da Branko Dumnic e noi andiamo nuovamente in pubblicità. Leader nella fornitura di tecnologie post raccolta, da 30 anni sul mercato offrendo consulenza, progettazione, installazione e assistenza tecnica. SAIM, la tecnologia per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Eccoci in diretta, 7 minuti trascorsi nel corso di questo primo tempo, punteggio sempre a favore della Ego Handball Siena, 19-16 ai danni della Banca Popolare Fondi. Fondi che adesso potrà ripartire dal fallo fischiato prima che venisse poi chiamato il time out della panchina senese. Arena, De Benedetto, Arena, Bulic, ancora Luigi Arena, De Benedetto, si fa vedere Ponticella, De Benedetto, Bulic, De Benedetto, si muove molto bene la difesa di Siena lasciando pochissimi spazi all'attacco di Fondi. Arena,
per Vuric, che per un attimo stava perdendo il pallone, poi Arena va a mettere il pallone alle spalle di Leban. 19-17, meno 2. Buona azione della squadra di De Santis, costruita con molti passaggi, poi finalizzata con l'inserimento di Luigi Arena, che ha infilato il pallone alle spalle di Leban. Ora Siena in attacco. Casa, Marrocchi, Nikocevic, ancora Krejcnik, Casa, che viene fermato da Luigi Arena. 9 metri a favore degli ospiti. Marrocchi con una finta si libera di Ponticella, poi però trova la grande opposizione di Maxim Voliovac. Può ripartire Fondi, ci sono anche gli spazi per un contropiede, ne approfitta Piero De Benedetto, che infila il pallone alle spalle di Leban. 19-18 e il Fondi è ancora sul meno 1. Grande azione della squadra di De Santis, che ha sfruttato la bella parata di Voliovac per portarsi in contropiede e andare a far male alla difesa di Siena. Bravo De Benedetto a trovare lo spazio ed infilarsi dentro con un treno. Nikocevic all'indietro per Casa. Gaeta libera il mancino, la palombella di Felipe Gaeta, che con saggezza, con esperienza, infila il pallone dietro le spalle di Voliovac. Qui il tiro di Arena, tiro praticamente forzato, palla è terminata abbondantemente fuori. 20-18 a favore della Ego Handball, Ego Handball che ora gestisce la sfera di gioco tra le proprie mani. Nikocevic, Casa, Gaeta sulla linea dei 9, alta la difesa della Banca Popolare. Casa all'indietro a liberare Gaeta, che poi con una finta prova a liberare il mancino, non ci riesce. Nikocevic a liberare Bronzo dall'altra parte, grande opposizione, l'ennesima di Maxim Voliovac, che dà un po' di ossigeno ai suoi, che ora ripartono con Buric a liberare Zanghirati, che va a mettere il pallone sotto l'incrocio. Bel tiro di Dario Zanghirati, che si rifà dall'errore precedente. 20-19, è una partita combattuta punto su punto, una partita viva, una partita che non ha assolutamente intenzione di andare a calare i propri ritmi. Gaeta, Nikocevic, Cascone su di lui, troppo irruento Francesco Cascone, che poi si becca un due minuti. Qui è intervenuto con troppa irruenza il numero 3 della Banca Popolare Fondi, che ora è con un uomo in meno, e il Siena ha a disposizione questo fallo dai 9 metri per potersi portare sul più 2. Si attende il fischio della coppia arbitrale, che arriva in questo momento. Gaeta, Marrocchi, Casa, ancora Pablo Marrocchi, fa vedere Casa all'indietro per Gaeta, Marrocchi a liberare Nikocevic sui 6 metri, che non sbaglia. Bosidar Nikocevic, 21-19 in favore di Siena. Buona azione di attacco costruita con calma, con esperienza, poi finalizzata da Alex centrale, terzino centrale di Pressano. De Benedetto ripartito, si è riversato in attacco nel frattempo il Fondi, che deve recuperare il doppio svantaggio. Ponticella si appoggia su De Benedetto, Arena,
Lo scarico per De Benedetto a liberare poi Pennacchio, con il mancino va a cercare che Ponticella, che in un fazzoletto raccoglie il pallone e lo va a mettere alle spalle del portiere avversario. Dall'altra parte subito repentina l'azione del Ego Handball, che con il numero 23 Cristian Guggino, 17 anni per lui, ritrova la via del più 2, 22-20, quando sono trascorsi 12 minuti e 20 secondi nel corso di questo primo, di questo secondo tempo, scusate. Arena su Vulic, Fondi ora con il pallone tra le mani, De Benedetto, Arena, a cercare Pennacchio che recupera il brutto passaggio di Arena, che forse era destinato non a lui ma a De Benedetto. Qui il tiro di Luigi Arena che viene fermato e con molta probabilità rischiato 9 metri. Pensavo l'arbitro avesse rischiato un tiro dai 7, così non è stato. Comunque si è ripreso a giocare con il Fondi, che attacca con De Benedetto in fase di tiro, viene fermato poi Ponticella, che prova ad andare in elevazione, si prende però un buon fallo che verrà battuto dalla linea tratteggiata dei 9 metri. Ponticella con il pallone tra le mani è pronto a far ripartire il gioco, ovviamente attende il fischio arbitrale, attende che tutto sia pronto per poter proseguire. Tempo ci arrivano anche comunicazioni da Conversano, la palla mano Conversano si è imposta sulla Junior Fasano nel derby pugliese per 32-25. Qui quando il pallone è recuperato da De Benedetto in difesa, Fondi che può ripartire, quindi è ripartito anzi già con Zanghinati, che con un pallonetto va a scagliare il pallone dietro le spalle di Alessandro Leban, nel Fondi si porta sul meno uno. Dicevamo dei due derby giocati alle ore 20, il Bolzano ha vinto sul Brezzarone per 24-27, mentre la pallamano Conversano si è imposta nel derby pugliese contro la Junior Fasano con il risultato di 32-25. Più 2 per Siena. Corso quasi un quarto d'ora nel corso di questo secondo tempo, mancano poco più di 15 minuti al termine dell'incontro e la formazione di Dumnic è in vantaggio di 2, ma il Fondi adesso attacca, all'opportunità di dimezzare il gap di svantaggio. Arena fa tutto da solo con le classiche serpentine, fulmine, sorprende la difesa di Siena 23-22, frattempo palla ricevuta da Bronzo, che dice che il pallone non è uscito, ma non sono dello stesso avviso sia i giocatori di Fondi che la panchina. E qui arriva un due minuti fischiato, vediamo a chi, assegnato a chi un due minuti. Due
2 minuti alla panchina della Banca Popolare per proteste di troppo. Qui adesso c'è nervosismo in campo per questa decisione presa dai direttori di gara. Vediamo ciò che è successo. Praticamente il Siena nell'azione era riuscito a liberare Bronzo in posizione di ala destra, pallone con molta probabilità era uscito, non è stato dello stesso avviso però sia Bronzo che la coppia arbitrale ha protestato vivacemente tutta la panchina di fondi e si è beccata un 2 minuti. Ora il Siena attacca con Casa, il tiro di Casa, il pallone termina fuori, esulta Voljubac come avesse segnato un gol, ma adesso il Fondi il gol deve segnarlo veramente e deve andare a prendersi quello che sarebbe il primo pareggio dell'incontro. Siena fino a qui padrona del match sotto quel punto di vista, ovviamente parliamo del punteggio, è stata sempre avanti dai primi secondi la formazione ospite. Ponticella, De Benedetto a liberare Vulić per Ponticella che mette il pallone dentro e arriva finalmente il tanto cercato pareggio della Banca Popolare Fondi, 23-23, pareggio che arriva soltanto al 16° minuto del secondo tempo. Meglio tardi che mai, direbbe qualcuno. E ora situazione di completa parità tra le due squadre in campo. Marrocchi, Gaeta, Nikočević per Bronzo, sbaglia tutto Siena, poi rallenta l'azione di attacco Luigi Arena che predica calma ai suoi. Fondi infatti è con un uomo in meno, quindi adesso ha optato per l'extra player Giacinto De Santis, giustamente non ha voluto esporsi nel possibile contropiede di prima. Rientrata adesso però anche Voljubac, quindi finiscono i 2 minuti e Fondi torna in parità dal punto di vista degli uomini in campo. Il gol nel frattempo è arrivato, primo vantaggio dunque della partita trovato da Fondi al 17° minuto, e arriva adesso giustamente il time out chiamato da Branko Dumnić che nel giro di pochi minuti si è visto soffiare la situazione di vantaggio. Piccolo spot. Ci siamo oggi come c'eravamo oltre 100 anni fa. Siamo da sempre al vostro fianco, al fianco di ogni imprenditore, di ogni famiglia che cresce, finanziando i vostri progetti, le vostre idee, facendo crescere i vostri risparmi, custoditi in una solida banca. Banca Popolare di Fondi, dal 1891, vicina per tradizione, attenta per scelta. Siamo di nuovo in diretta dal Palasport di Fondi dove si sta giocando la gara valevole per la sesta giornata di andata della Serie A Beretta maschile tra Banca Popolare di Fondi e Ego Handball Siena. Fondi fino al 16° del secondo tempo che era stato sotto nel punteggio, poi nel giro di un minuto e mezzo praticamente la squadra di De Santis è riuscita a trovare il pareggio e poi il vantaggio, tant'è che Dumnić è stato costretto a chiamare un time out per registrare qualcosa
nei meccanismi offensivi e difensivi dei suoi. Qui Bronzo spara sulle gambe di Goljubac, ma gli arbitri hanno ravvisato un 7 metri a favore della formazione ospite. Subito ha protestato Bronzo quando è caduto, quando è andato a terra, è stato messo giù, si è scontrato con un avversario durante l'esecuzione. E quindi 7 metri per Siena, che quindi ha l'opportunità di andare a pareggiare la partita. Nikočević sul punto di battuta, Nikočević contro Goljubac, scontro tra il giocatore montenegrino e il portiere ucraino della Banca Popolare. Sono ancora problemi, si attarda la ripresa del gioco. Ovviamente Nikočević attende il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Nikočević mette il pallone dentro, 24-24, ristabilita la parità tra Banca Popolare Fondi e Ago Siena. Una partita che diventerà intensissima in questi ultimi 11 minuti, poco meno. Vulic, De Benedetto, Arena, si fa vedere ancora De Benedetto, scarico all'indietro per Daniele Ponticella. Vulic dai 9 metri si appoggia su Arena, che con una serpentina poi libera Zandirati, che però spara praticamente sul fianco destro di Alessandro Leban. La palla termina fuori, ne ha approfittato Siena, che è ripartito anche se si è subito schierata bene la difesa di Fondi. Due minuti ancora per Luigi Arena. Il secondo due minuti per lui nel corso di questa partita. Quindi Fondi adesso in inferiorità numerica. E il Siena beneficerà tra poco di un fallo dei 9 metri. Fischiato in questo momento, quindi si riprende a giocare. Casa, Gaeta. Ancora Casa che viene fermato dal muro avversario. Casa. Marroti a liberare Nikočević sulla linea dei 6 metri, non sbaglia Božidar Nikočević, pallone che va a infilarsi alle spalle di Maxim Goljubac, e Siena che rimette la freccia e ritrova la situazione di vantaggio, 25-24 ai danni dell'HC Fondi. De Benedetto, Vulic, riparte l'azione di attacco della squadra di casa. De Benedetto cercare Ivan Vulic, che poi vuole fare tutto da solo, e in caduta quando l'arbitro probabilmente stava per fischiare il fallo va a trovare il gol del 25-25, il gol della parità. Ivan Vulic, grande esperienza, grande maestria anche per lui. Nikočević qui pescato dal compagno, ancora una volta dai 6 metri si gira un fazzoletto e non sbaglia, 26-25 in un amen, possiamo dire così, per la Ego Siena. Che non ha perdonato il minimo errore degli avversari. Quindi adesso con il pallone in proprio possesso fa girare la sfera di gioco. De Benedetto, si fa vedere Nestor Pennacchio, ancora De Benedetto a cercare Ponticella sui 6 metri, che come Nikočević
fa altrettanto bene e si gira in uno spazio ristretto di 10 centimetri, va a insaccare il pallone alle spalle di Levan. 26-26, situazione di parità. Siena ora in attacco, Gaeta, Nikocevic si appoggia su Felipe Gaeta, poi Marrocchi, Casa, il tiro di Casa potente, non può nulla Voljuvac, pallone che termina dentro. Quindi 27-26 a favore di Siena, poi De Torni ci prova subito a ristabilire il pareggio, a portare i suoi sul 27-27, niente da fare, buona opposizione dell'estremo difensore della Ego Handball, che ora con questo errore in attacco della Banca Popolare Fondi ha l'occasione di portarsi sul più 2. Nikocevic, Marrocchi, il tiro di Marrocchi, la palla termina dentro, sfrutta al meglio l'errore nella precedente azione offensiva di Fondi la Ego Handball e va a punire Voljuvac e compagni, portandosi sul doppio vantaggio di 28-26 quando sono trascorsi 22 minuti e 30 secondi nel corso di questo secondo tempo. Fondi in attacco ora con Arena che dialoga con Bulic, poi Piero De Benedetto si appoggia su Arena, la serpentina classica di Arena che mette il pallone dentro, grande personalità di Arena che ricordiamo in classe 2003, sono 17 anni per lui, ma tanta voglia di fare, tanta voglia di mettersi in mostra, un giocatore che nel corso degli anni crescerà sicuramente, togliendosi, ce lo auguriamo, tante soddisfazioni non solo a livello di club ma anche a livello di nazionale maggiore. Una partita quasi interminabile proprio perché è stata vivace, combattuta punto su punto, l'abbiamo ribadito più volte nel corso della telecronaca, una partita che sicuramente avrà tenuto incollati gli spettatori di Eleven Sports, ha tenuto incollati giustamente anche noi, ma tutto il pubblico che sta seguendo l'incontro dagli spalti del Palasport. Marrocchi qui fa tutto da solo, va a mettere il pallone in porta, poi Arena, tiro forzato nella controffensiva di Fondi, niente da fare però, sempre 29-27 a favore di Siena. Pasini, Nikocevic si appoggia vicino a Casa, poi Marrocchi, ancora Casa in posizione centrale, dialoga con Luis Felipe Gaeta. Marrocchi, Casa, Gaeta, fa vedere Nikocevic, Marrocchi, il tiro di Marrocchi, un fulmine a ciel sereno, nulla può questa volta, Maxim Voljuvac, 30-27, triplo vantaggio ora per Siena. Fondi che non riesce più a trovare la giusta serenità con cui si era riuscita a portare nelle azioni precedenti sulla situazione di pareggio. Mancano 5 minuti e mezzo al termine dell'incontro e ora la formazione di De Santis attacca con Luigi Arena che viene messo giù, 9 metri, c'è anche però la segnalazione di passivo. Quindi la squadra di De Santis dovrà accelerare la conclusione in porta per non incappare nel fallo e per non concedere dunque la palla al Siena del possibile più 4.
fischia l'arbitro, si riprende a giocare Vulic Arena. Ricordiamo il passivo, Vulic che viene fermato. 9 metri sempre per Fondi, che adesso sicuramente andrà alla conclusione. Vulic si prende ancora un fallo. Ovviamente adesso sono quasi terminati i passaggi per concludere l'azione. Infatti Vulic va alla conclusione, che viene sporcata e poi deviata. È messa fuori da Leban, che fa respirare i suoi. E ora Siena ha la ghiotta opportunità di andare sul più 4 e portarsi sul doppio break di vantaggio. Nikocevic si appoggia su Bronzo, che prende il pallone, lo appoggia per Marrocchi, che poi scarica su Gaeta. Il tiro di Gaeta, un bolide, un missile di Luis Felipe Gaeta. Nulla da fare per Voljubac, quinta ripartenza, il fallo commesso su Arena. Siena si è portato quindi sul più 4, 31-27 a favore della formazione di Branko Dumnic. Rimasto a terra nel frattempo, lo vedete, un giocatore di Siena. Non riusciamo a capire di chi si tratta, ma comunque dagli scarpini fucsia dovrebbe trattarsi di Božidar Nikocevic, numero 19. Proveniente dal Montenegro. Entrato lo staff medico in campo dell'Ego Airball. Si rialza fortunatamente Nikocevic, che sembra camminare bene, quindi nessun problema per il centrale di Siena. Che però adesso giustamente vuole un attimino rifiatare e si accomoda in panchina. 9 metri per Fondi. Fischia adesso la coppia arbitrale e riprende il gioco. E Benedetto si appoggia su Vulic. De Benedetto Arena si fa vedere Ponticella, che poi appoggia, si appoggia su Vulic, che però sbaglia tutto. Non è contento De Santis, che con le mani ha fatto un gesto di stizza, magari voi non l'avete visto. Bisogna ancora asciugare il parquet. Ultimi minuti da vivere qui al Palasport, nella gara tra HC Fondi e Ago Siena. Ultimi minuti ovviamente da vivere in nostra compagnia su Eleven Sports, la formazione senese ora che ha ripreso a giocare dopo il fischio degli arbitri. Siena che fa girare il pallone con Casa, Gaeta ancora Casa, si appoggia su Filippo Basini. Basini per Casa, lo scarico per Gaeta, che libera il mancino e trafigge Voljubac, 32-27. E così come nel primo tempo il Siena trova nuovamente la via del più 5 e qui arriva il timeout sacrosanto chiamato da Giacinto De Santis. Noi andiamo in pubblicità. Imballaggi Fidaleo, il punto di riferimento per imballaggi in legno, plastica, cartone. La nostra produzione è totalmente ecosostenibile. Imballaggi Fidaleo, dal 1963 al servizio del cliente. Imballaggi Fidaleo, via Appia, Fondi.
Eccoci live dal Palasport di Fondi, dove assisteremo a quelli che sono gli ultimi tre minuti poco meno del secondo tempo tra HC Fondi e Grand Ball Siena. Siena con la situazione di più 5 praticamente sta indirizzando l'incontro a proprio favore. Qui arriva il palo di De Benedetto, ora demoralizzata la squadra di De Santis, nonostante il coach dei rossoblù abbia chiamato i suoi a raccolta per le ultime indicazioni durante il time out. E ora con tutta la calma del mondo, in tutta scioltezza, la formazione di Dumnic può gestire queste ultime fasi di gioco. Bronzo per casa, questa volta buona la risposta di Voljovac. Riparte Fondi con De Benedetto, scarica per Bulic che trova libero Pennacchio, con il destro va alla conclusione, palla che termina sulla traversa e poi sul palo. Sfortunato qui Fondi, ma aveva trovato una buona azione, aveva trovato una buona conclusione. Essor Pennacchio con il destro, che ovviamente non è il suo braccio preferito, lui che è un mancino naturale. Sfortunato il numero 17, ex giocatore dell'Albatro Siracusa. Siena ora in attacco, casa va a liberare Felipe Gaeta che non sbaglia, 33-27 e quindi più 6 per Siena, che con questo punteggio raggiunge la massima situazione di vantaggio della gara fino a questo momento. De Benedetto, Bulic, Arena. Ancora Ivan Bulic a cercare Ponticella sui 6 metri, che però trova l'opposizione delle mani della difesa bianconera di Siena. Ultimo minuto, il tiro di Benedetto all'improvviso, 33 a 28. Ormai mancano praticamente 30 secondi al termine dell'incontro e il Siena è andato a mettere in cassaforte questa partita. Io ho provato a fare tutto da solo, il numero 6 di Siena, Davide Galliano, cui ha concesso spazio Dumnic in questi ultimi secondi di gara. Arena va alla conclusione, porta, mette il pallone dentro, 33-29. Ma ormai la partita è terminata, si attende solo il fischio da parte della coppia arbitrale. Termina qui l'incontro tra HC Banca Popolare Fondi e Ego Siena. Si impone la formazione senese con il risultato di 33-29. Un Siena Corsaro dunque che è venuto a vincere qui in trasferta a Fondi, un Fondi che è stato in partita fino agli ultimi 10 minuti dalla fine del secondo tempo, un Fondi che non è riuscito a ripetere la buona prestazione ottenuta sabato scorso qui in casa proprio al Palasport contro Trieste, e quindi rimane a 2 punti la squadra di Giacinto De Santis, mentre vola a 7 punti quella di Dumnic. Lo ricordiamo, ancora una partita da recuperare. Prima di chiudere ricordiamo velocemente anche quelli che sono i prossimi appuntamenti delle due squadre, perché nel match di sabato 10 ottobre il Fondi sarà ospite del Molteno, la gara si giocherà alle ore 17, mentre il Siena ospiterà in casa l'Albatro Siracusa nella sfida delle 19. Ricordiamo il punteggio, Siena batte Fondi 33-29, grazie per essere stati in nostra compagnia, un saluto da Vittorio Pannone, buon proseguimento sui canali di Eleven Sports.